Oggi siamo qui con un grande personaggio che ha un cognome importantissimo. Grazie. Il commendatore, professor Paolo Pininfarina, ingegnere. Che è un nome molto importante per l'Italia. E siamo qui con una vettura che è stata disegnata da Pininfarina. Carrozzata da Pininfarina, ma è un Alfa Romeo. La cosa bella di questa Alfa Romeo, la prima cosa bella che io ho notato è la targa. Perugia 67. Significa che nel 1934 a Perugia viaggiavano 67 autovetture. Che questo è un fatto particolarissimo. Cioè, questo è... Sì, questo dà un'idea dell'esclusività, di quanto l'automobile fosse un lusso allora negli anni 30. La Pininfarina è nata nel 1930, questa vettura è del 1934 e devo dire che non capita spesso di parlare davanti alle vetture degli anni 30, perché sono poche, quindi hanno un grande valore e rappresentano un pezzo di storia dell'automobile molto importante, molto, molto rilevante, molto, molto ricercato. E la Pininfarina allora c'era già. Ho visto anche che questa vettura, caratterizzata diciamo da uno stile pulito, essenziale ed elegante come era lo stile Pininfarina già da allora, da sempre, è stata prodotta in più di 300 esemplari. Che quindi, questo è un fatto particolare, perché stiamo parlando di una macchina particolarmente elegante, una macchina costosa, una macchina che non tutti potevano permettersi. Ma sì, però evidentemente c'era la capacità di andare a vendere, realizzare queste vetture per dei clienti particolari. Il primo è stato un dottore, e il dottore doveva avere la macchina. Ma non dobbiamo, secondo me quando noi parliamo di 300 e passa automobili negli anni 30, non dobbiamo pensare con le logiche industriali di adesso, sono 300 oggetti uguali ma 300 oggetti diversi, nel senso che erano tutte fatte a mano, tutte personalizzate, tutte oggi diremmo customizzate. E questa era la grande forza artigianale creativa di un'azienda che allora negli anni 30 aveva circa 500 dipendenti ed erano 500 artisti, erano 500 stilisti. E tra l'altro bisogna anche dire, va sottolineato un fatto, una volta esisteva il battitore di lamiera e il battitore di lamiera io ritengo che sia, all'epoca era veramente un artista perché riusciva a fare queste curve prendendo una lamiera dritta e riusciva a ricrearle. Questo è quello che veniva fatta il carrozziere, la carrozza, ma era più che un design, era un vero e proprio artista. Era un artigianato talmente evoluto che sconfinava nell'arte, e non solo quelli che lavoravano la lamiera, ma anche gli ebanisti e i sellai, che gli interni c'erano i falegnami e quelli che i sellai che lavoravano e cucivano la pelle. Quindi queste vetture e anche elementi metallici all'interno della vettura, quindi erano dei capolavori di artigianato e anche di arte applicata. Senta, io voglio sentire, lei è forse uno dei più grandi esperti per quanto riguarda il design delle vetture. Com'è cambiato nel tempo? Cosa è rimasto di bello? Io trovo che siano molto più belle le vetture di una volta rispetto a quelle di oggi. È ovvio che oggi dobbiamo guardare anche un discorso di sicurezza, quindi delle forme probabilmente sono cambiate anche per questo motivo. Ma io sono un po' di parte, ecco, cioè la nostra azienda compie 90 anni quest'anno e siamo qui a festeggiarle ad Autoclassica. Detto questo, se compie 90 anni è stata sul mercato da 90 anni perché ha fatto sempre tanta qualità, cioè tanta innovazione, ma anche tanta qualità, tanta cura del dettaglio. Non ci siamo mai accontentati, cioè non eravamo, addirittura mio nonno era perennemente insoddisfatto, cioè la ricerca continua della perfezione. E quindi la cura del dettaglio, ma è che non è soltanto il dettaglio singolo, ma è proprio anche la cura delle superfici, la cura dei volumi, la scelta dei materiali, dei colori, cioè la cura, l'attenzione spasmodica alla qualità. Oggi come le vede le vetture? Allora, no, io vedo il risultato, cioè vedo che quando io vedo le nostre vetture degli anni 40, degli anni 50, degli anni 60, sono delle vetture di qualità, nel senso che sono delle vetture belle, sono degli oggetti equilibrati, degli oggetti che
che hanno un'armonia, ecco, perché sono stati fatti con grande cura, con grande sensibilità. E quindi diciamo che il design è cambiato, si è evoluto, ecco, diciamo che parlando della vettura degli anni 30 c'era già l'idea dell'aerodinamica, quindi queste forme, vedete il parafango a goccia, qui c'era già l'ispirazione aerodinamica, poi nelle fuoriserie era un po' meno evidente, poi c'erano anche delle vetture da record, le Lancia da record degli anni 30, ecco, poi questa ricerca, questa voglia di innovazione si è fermata con la guerra, ma è ripartita subito alla fine, certo, degli anni 40. E poi diciamo che sì, negli anni 50 c'è stato il boom economico, negli anni 60 il design, lo stile, la ricerca con le concept car è stato un momento glorioso per la storia dell'automobile. Negli anni 70 c'è stata crisi, ecco, una crisi industriale, crisi sociale, difficoltà, non ai livelli della guerra, però l'automobile si è un po' fermata, ma per esempio la mia azienda ha saputo rinnovarsi investendo nell'aerodinamica, cioè la crisi energetica voleva dire necessità di automobili che consumassero meno, che quindi avessero delle forme aerodinamiche, quindi abbiamo investito nella galleria del vento e nell'aerodinamica, qui abbiamo fatto delle vetture negli anni 70 che erano più aerodinamiche, veniva il mondo da noi a farsi disegnare le automobili perché erano più aerodinamiche. Il mondo è sempre venuto da noi. Ma abbiamo trasformato una difficoltà in un'opportunità. No, da me non sono mai venuto. Poi secondo me gli anni 80 sono stati un po' decorativi, un po' sovradisegnati, un po' volgarotti, ecco, nel design. Com'era un po' la vita di quel periodo? Com'era un po', riflette un po' la vita, il costume di questi decenni. Gli anni 90 sono più, diciamo, più sobri, gli anni della sobrietà. Però per esempio noi negli anni 90 abbiamo fatto delle vetture bellissime nella loro semplicità. Penso a una Peugeot 406 Coupé piuttosto che a una Ferrari Modena. E poi anche a cavallo del 2000, diciamo, la Maserati 4 porte, ecco. E poi negli ultimi anni diciamo che il design è diventato di nuovo importante, il design è diventato l'elemento che fa la differenza, cioè non basta più la qualità, ormai se non hai la qualità sei fuori mercato, ma successo ce l'ha chi ha il design. Qui siamo ripartiti con le concept car nei primi anni del secolo. Scusi, quanto conta l'Italia oggi nel mondo per quanto riguarda il design? Ma ancora come prima o forse qualcosa è cambiato? Qualcosa è cambiato perché il design si è globalizzato e quindi con la globalizzazione diciamo i centri di design diciamo fioriscono un po' da tutte le parti, però noi abbiamo i nostri campioni, un po' come nello sport, no? Devo fare un parallelo nello sci, una volta c'era la Valanga Azzurra perché c'erano meno sciatori di altre nazioni, adesso ci sono più competitors in giro per il mondo, però ogni tanto gli azzurri vincono, ecco, ogni tanto gli italiani vincono, ma è quello che noi dovremmo continuare a fare nei prossimi anni, quindi qui siamo nel vostro stand che è dedicato ai 110 anni dell'Alfa Romeo interamente. L'Alfa Romeo è un marchio straordinario come la Pininfarina, un marchio italiano, Henry Fossi toglieva il cappello davanti all'Alfa Romeo. Allora, colgo questa occasione per dire perché noi italiani non facciamo un po' più di sistema nel futuro, cioè mettendo i marchi automobilistici italiani e le case di design italiane di nuovo più in rete, in sintonia per fare queste grandi automobili che abbiamo fatto nel passato. Ecco, questo è quello che io vorrei come augurio per il prossimo decennio. Allora, l'automobile adesso vive la rivoluzione dell'auto elettrica, che è quella che coprirà gli anni 20. Gli anni 30 probabilmente andremo pure oltre, perché saremo forse anche oltre le batterie, saremo forse all'idrogeno, penso, anche se è ancora da vedere che non sia un momento successivo. Però il design è una grande, in questo momento in cui cambia tutto, è un po' come negli anni 70, c'è una crisi, la crisi energetica, questa è la crisi economica, la crisi della pandemia, cioè deve essere un'opportunità per puntare sul design dove noi siamo eccellenti e fare sistema fra i marchi italiani e le case di design italiane. Allora io le auguro un in bocca al lupo grandissimo, me lo auguro anch'io perché ovviamente per noi tutti italiani è un grande onore avere personaggi come lei che lavorano. Speriamo di rivederci al centenario della Pininfarina, ai 120 anni della Pininfarina. Anche 200 anni, ma non è un problema. No, però davanti magari a delle nuove automobili, Alfa Romeo Pininfarina. Grazie. Ok, grazie.